Purtroppo questa maggioranza ha deciso di andare avanti con il taglio del Parco regionale Silente Velino, un vero e proprio sfregio a tutte le comunità, non solo del luogo, ma a livello regionale. In un momento in cui ci si orienta sempre più alla transizione ecologica, che sempre più fondi vengono resi disponibili sia a livello nazionale che europeo, questa maggioranza decide bene di mortificare l'unico parco regionale della regione Abruzzo, che si definisce una regione verde, andando a tagliare quasi 14.000 ettari. Nonostante le oltre 120.000 firme raccolte, oggi, dulcis in fundo, la maggioranza ha per l'ennesima volta riproposto tutta la sua arroganza e violenza nel portare avanti i lavori di commissione. Sono stati presentati infatti i classici emendamenti, i subemendamenti che hanno stralciato e stracciato il regolamento dei lavori del Consiglio, soltanto per bypassare la legittima e necessaria richiesta di ascolto da parte delle opposizioni e da parte dei cittadini. Noi a valle di questo ci ritroveremo con una riforma del parco che anziché migliorarlo lo peggiorerà, senza risorse economiche per farlo funzionare, con una commistione anche con attività che nulla hanno a che vedere con le zone parco, come ad esempio la caccia che viene tirata dentro nella gestione del comitato consultivo, ma ancor di più con un'assurda intenzione e idea di andare a tagliare i confini del parco, tagliando i confini di quei comuni che hanno richiesto e preteso questo taglio e che l'assessore gli ha accordato, ma guarda caso mantenendo per tutti questi comuni almeno un metro quadro all'interno del territorio del parco, in maniera tale che pur stando fuori dal parco possano comunque evidentemente continuare a fare accesso a quelli che sono i fondi messi a disposizione dalla regione e dall'ente parco per la comunità del parco e per tutti i comuni che ne fanno parte. Se questa è l'idea che la maggioranza ha di valorizzare le aree interne e soprattutto di conservare le aree verdi di questa regione in un'epoca, in un momento, gli ultimi dati lo hanno dimostrato, di boom degli accessi proprio alle aree verdi, in un momento in cui questi, innanzitutto, proprio i parchi possono essere un volano per il rilancio dell'economia. La maggioranza vuol dire che non ha minimamente prospettiva e lungimiranza su quello che può essere veramente il treno, il locomotore per il rilancio della regione Abruzzo.